Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Iman. Oggi ragazzi volevo fare un video un po' più speciale del solito, dato che oggi il mio canale compie un anno. E quindi ci tenevo a fare qualcosa di un po' più diverso, non un rewind, non un best of, ma bensì un draw my life. Non aggiungo altro ragazzi, vi lascio al video e buona visione. Ciao a tutti ragazzi, io sono Iman e oggi siamo su Draw My Life. Ma partiamo subito con la mia storia, anche se non c'è molto da dire perché ho 14 anni, ma va bene uguale. Sono nato a Savigliano, un paese in provincia di Cuneo, il 2 marzo del 2006. Da piccolo ero molto bravo, educato e specialmente zitto. Nah, non è vero, frignavo ogni 30 secondi. Infatti non sono mai riuscito a capire come facessero i miei genitori a dormire, ma va bene, a parte questo, passiamo ad oltre. Ho vissuto per più di 13 anni in un paesino sperduto del Piemonte. Vivevo in una casa con piscine, 4 Ferrari e 18 piani. Ok, la smetto di dire cazzate. Vivevo in una casa di 3 piani, con al primo piano mia zia, mio zio e mio cugino. Al secondo piano c'ero io, mia mamma e mio papà. E all'ultimo piano c'era mio padrino e mia cugina. Non ho molto da raccontare di quando ero un anno in fasce, quindi passiamo subito al mio primo giorno di elementari. E da qua inizia il mio inferno. Ho sempre avuto un po' di problemi a relazionarmi con delle persone, specialmente con dei miei coetanei. Infatti, con l'inizio delle elementari, tutti i bambini della mia età iniziavano a socializzare, io invece ero l'unico che non diceva nulla. In prima e in seconda media non è successo granché, i voti erano ottimi, al contrario di adesso, e tutto filava per il verso giusto, fino a quando dalla terza elementare molti dei miei coetanei mi hanno iniziato a prendere di mira. Venivo infatti preso spesso per lo sfigato di turno che non aveva amici, e allora io mi deprimevo tantissimo e mi mettevo a piangere. No dai, non era proprio così. Diciamo che non la prendevo bene e non mi interessava poi granché. Diciamo che continuavo a sopportare, ma con l'arrivo della quarta e a quinta elementare iniziarono ad essere ancora peggio nei miei confronti, fino a quando, un bel giorno, sì, bello una sega. Arrivai a scuola e proprio fuori dal cancello iniziarono a prendermi per il culo davanti a tutti. Ed io corsi a casa piangendo, mia mamma e mio papà subito erano arrabbiati, ma poi iniziarono a capire cosa era successo e mi fecero stare meglio. Approfitto questo momento per ringraziare mia mamma e mio papà che mi hanno sostenuto sempre. Apro e chiudo parentesi, ragazzi, sono sempre stato molto emotivo e molto timido, quindi sapete anche perché reagivo in questi modi. Quel giorno ormai è impresso nella mia mente, non credo che se ne andrà mai. Però ci sono dei lati positivi. In quei 5 anni ho anche conosciuto degli amici. Beh, a dire la verità solo due. Però poche ma buone, come si dice, no? Le mie feste di compleanno erano fantastiche, c'erano tutti e ci divertivamo e altro ancora. Finché non arrivò la data del 2 marzo del 2016, data che ricordo come il mio ultimo compleanno festeggiato. Ebbene sì, non festeggio un compleanno da ben 4 anni con i miei amici. Molti amici non li sto neanche più frequentando, altri invece non li sento spesso, però nel mio cuore hanno un posto speciale. Se state guardando questo video, vi voglio bene, amici miei. Ok, basta, troppo commovente. Iniziano finalmente le medie dove ho imparato molte cose come fare 100 metri in più piedi ogni mattina. Infatti le scuole medie distavano pochissimo da casa mia, proprio come le elementari. In prima media ricordo che rimasi quasi bocciato perché avevo 3 insufficienze in pagella e poi riuscii a recuperare al secondo quadrimestre grazie ai miei genitori. Mi scrivono mentre doppio, ma perché? Con l'inizio della seconda media iniziò il mio inferno. Parto col dire che io non bestemmio per il semplice fatto che sono credente e non mi piace sentirmele dire in faccia. Quando dissi a molti dei miei compagni di classe questa cosa, alcuni mi appoggiarono e non bestemmiarono più in mia presenza. Invece altri, vabbè, ognuno è deficiente a modo proprio, no? Difatti molti continuarono a farlo solo per darmi fastidio. Morale della favola? Io li ho dovuti sopportare per ben 2 anni di fila, cercando di far finta di non sentire. Ma lasciamo stare. Con l'arrivo dell'estate aprì il mio canale YouTube chiamato Iman TV. Già, proprio questo. Diciamo che all'inizio ho avuto un successo molto discreto e mi vantavo se facevo un iscritto alla settimana. Però ne ero felice perché qualcuno almeno mi cagava. Da quando ho aperto il mio canale YouTube non ho più interagito con nessun mio amico. Perlomeno i rapporti sono peggiorati tantissimo. Questo perché avevo qualcos'altro da fare al posto di uscire tutto il giorno. E così in solo un mese raggiunsi i 100 iscritti. Traguardo grandissimo per me, quindi festeggiai facendo anche uno speciale che tuttora è sul canale. Cominciai così il terzo anno di medie, anno un po' problematico, anche se il mio canale ha avuto una salita non da poco, passando in 3 mesi da 100 a 300 iscritti. E per questo ero gasatissimo. Il primo quadrimestre andò molto bene, ma con l'arrivo del 2020 cambiò tutto. Infatti arrivò una malattia contagiosa, il coronavirus, che si diffuse principalmente in Italia e cambiò moltissimo i nostri modi di vivere, di studiare, di relazionarsi con gli altri, cosa che a me non pesava tanto, poiché non mi
relazionavo con nessuno. Il 2020 per me è l'anno migliore che io abbia mai vissuto, parlo per me ovviamente. È successo di tutto, ho quasi trovato una ragazza, ho superato 1000 iscritti e ho anche dato l'esame di terza media. La cosa migliore di tutte è che sono stato anche promosso. Ok, non ci casiamo. Beh, delle medie ricordo le cazziate dai prof che mi sono servite di lezione, i brutti voti, ma anche quelli belli, anche se erano pochi. I miei pochi amici che nonostante tutto non se ne sono mai andati. Quindi volevo ringraziare tutti. Grazie professori dal primo all'ultimo che mi avete aiutato a crescere, anche se a volte non studiavo. Molte volte non studiavo. Grazie di tutto, vi voglio bene anche a voi. Ma un abbraccio speciale va a tutti i miei familiari e i miei genitori che ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Grazie mille anche a voi, vi voglio tanto 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 bene. Siete importantissimi per me. Infine, ora sono qua, dopo un anno che coltivo la mia passione, che non ho ancora smesso di crederci e che continuerò in tutto e per tutto. Sono passati 365 giorni e sono cambiate molte cose. Non siete più in 100, ma in 1500. E voglio dire grazie a ognuno di voi e soprattutto grazie di star realizzando il mio sogno. Vi voglio bene, ragazzi. Heartbreaking.